Quando è che ho imparato a essere scaramantico? Nel 2000, quando perdemmo lo scudetto all'ultima giornata contro la Lazio. Vi racconterò quella giornata perché per me è stata significativa e ho cambiato anche il modo di concepire il calcio dal punto di vista della scaramanzia. Io ho cominciato a essere scaramantico proprio dopo quella partita là. Perché, allora, io avevo 12 anni e già in quegli anni là seguivo la Juventus con una certa frequenza, andavo in un circolo del mio paese, un circolo Selip. Andavo là, vedevo la partita sempre su maxi schermo e poi basta, tornavo a casa, generalmente ero felice visto che comunque quella Juve fino all'ultima giornata era prima. E vi racconto un po' quello che è stato, come ha perso la Juventus in quegli anni là, per chi non lo ricorda o per chi è molto più giovane di me magari fa fatica. Faccio un recap al volo. Praticamente la Juventus si trovava nella terz'ultima giornata, se non sbaglio, a 5 punti di distacco dalla Lazio, che era la seconda. La Juventus andò a giocare la terz'ultima giornata proprio contro il Verona e perse. La Lazio vinse di misura contro il Venezia. La vittoria della Lazio avvicinò ovviamente la squadra a 2 punti dalla Juventus. La penultima giornata la vinsero entrambe. E poi la Juve col Parma. E poi non mi ricordo se era col Bologna o Lazio, ma mi sa di sì. E poi giocammo l'ultima giornata, Juventus contro Perugia, a Perugia. Diluvio universale. Io ricordo all'epoca che andai in questo circolo completamente bianco-nero, maglie della Juve, bandieroni della Juve, sciarpe della Juve, nonostante fossimo a maggio, sciarpe di lana, quelle grosse così, e comunque pronti a festeggiare, perché comunque cioè quella doveva essere una formalità contro il Perugia, cosa vuoi che succeda? Succede che ce l'hanno messa poi nel di dietro. Quella partita secondo me non era da giocare perché il campo era veramente impraticabile. Io ricordo tipo mezz'ora, 40 minuti di collina che andava col pallone per tentare di trovare una zolla nella quale poi il pallone effettivamente rimbalzasse. Ne trovo una credo su 800 e la partita si giocò tranquillamente. Però quella non è un'attenuante secondo me su quella sconfitta della Juve. La Juve perse quello scudetto perché perse col Verona dei punti che dovevano essere facili contro la terza ultima in classifica, perse punti, perse quella partita là con un Perugia che ormai non aveva nulla da chiedere al campionato, se non sbaglio era pure salvo, per cui veramente lottarono non so per quale motivo, però alla fine fecero gol con Calori tipo a inizio ripresa, tipo 54esimo. La Juventus perse Zambrotta per doppia munizione. Ancelotti fece dei cambi completamente sbagliati perché iniziò a mettere così tante punte che non fece altro che creare un gioco nervoso, delle soluzioni offensive non troppo pericolose, molto disordinate, che poi hanno portato la Lazio a conquistare quello scudetto là. Io ricordo che ero dentro questo circolo, questi cazzo di bandieroni. Dall'epoca io non voglio più vedere una bandiera alzata al bar, nei locali, eccetera, durante la partita. Io sono dell'idea che le bandiere vanno solamente tirate fuori proprio solamente in caso di vittoria. Dall'epoca ho iniziato ad avere dei comportamenti scaramantici e ad avere delle cose abitudinali prima di una partita, sia nell'approccio sia durante, che comunque mi hanno cambiato un po' il modo che è quello di vedere il calcio. Comunque quella sconfitta fu veramente bruciante. Però 2 anni dopo arrivò veramente una vittoria che cancellò completamente quella che fu una delle beffe più grandi della Juventus, credo, in campionato in Serie A. Perché noi abbiamo vinto lo scudetto all'ultima contro Roma e Inter, poi altro andando più indietro non mi ricordo neanche quella con la Roma, la so per questioni che viene nominata molto spesso, però noi quello scudetto là veramente fu un un pochettino ancora forse ci rode. Fu solamente un po' alleviata dalla vittoria del 5 maggio 2002. Io ragazzi mi auguro che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere come avete vissuto quel giorno, se ricordate esattamente quel giorno, però veramente ripensando alla partita io non darei alibi, cioè non abbiamo alibi in quel senso, la Juventus non ha alibi, abbiamo perso lo scudetto, l'abbiamo buttato al cesso nelle giornate in cui non dovevamo perdere, perché altrimenti quello scudetto già la penultima di campionato tu lo festeggiavi alla grande, ecco. Fatemi veramente sapere cosa vi ricordate di quel maledetto giorno e ovviamente
Vi ricordo che domani c'è la live alle 19.30, vi do appuntamento tutti quanti, leggerò i vostri commenti e se volete che questi siano letti, mi raccomando, scrivete sotto. Se il canale vi piace, iscrivetevi. Io vi saluto, ci vediamo domani alla live. Fino alla fine. Forza Juventus.